con una nuova stagione del Rivarolo Canavese Volley. Eh sì, oggi presentazione ufficiale, abbiamo iniziato a lavorare già da un po', sia con la prima squadra sia con tutto il settore giovanile da fine agosto. Una stagione che si presume e si spera sia importante. Quali squadre ci sono quest'anno? Allora, partendo dalle piccoline abbiamo il mini volley e a seguire abbiamo tutte le categorie a partire dall'under 12, 13, 14, 16, 18 con la prima squadra che andrà a affrontare il campionato di Serie C. Quali novità rispetto allo scorso anno? Ci sarà stato sicuramente un turnover di ragazze? Allora, partendo dal discorso per quanto riguarda le ragazze, sì, abbiamo per quanto riguarda la prima squadra confermato circa la metà delle ragazze che hanno disputato il campionato di Serie B2 l'anno scorso. L'altra metà invece sono delle novità, ragazze che arrivano da fuori alla prima esperienza a Rivarolo, tutte con una discreta esperienza in campionati regionali se non nazionali. Mentre per quanto riguarda il settore giovanile c'è sempre lo zoccolo duro della base rivarolese, ma negli ultimi anni, soprattutto in quest'ultimo anno, si è allargato ulteriormente il numero di ragazze che arriva dai dintorni, dintorni intendo anche Torino, quindi una cosa secondo me positiva. Le aspettative per questa stagione? Aspettative. La Serie C, l'aspettativa è di giocarsi la promozione in Serie B2 e tornare in B2, da dove siamo retrocessi. Sarà lunga perché comunque il campionato di Serie C prevede anche i play-off, quindi si può arrivare primi, ma poi bisogna affrontare i meandri dei play-off. Per quanto riguarda il settore giovanile, mantenere tutte le squadre nei gironi eccellenza, cioè tra le prime 8 della provincia. Con la prima squadra abbiamo giocato a Novi Ligure, è andata bene perché abbiamo vinto 3-0. Giochiamo domani la seconda giornata in casa contro Cuneo, qui a Rivarolo, al Polisportivo. Per settore giovanile hanno già cominciato tutte la settimana passata con risultati alterni, ma ovviamente il settore giovanile prevede un po' più di tempo prima che arrivino i primi risultati. It's Taylor.